Purtroppo ancora oggi sentiamo il grido soffocato e trascurato di tanti nostri fratelli e sorelle inermi che a causa della loro fede in Cristo o della loro appartenenza etnica vengono pubblicamente e atrocemente uccisi, decapitati, crocifissi, bruciati vivi, oppure costretti ad abbandonare la loro terra. Anche oggi stiamo vivendo una sorta di genocidio causato dall'indifferenza generale e collettiva, dal silenzio complice di Caino che esclama: «A me che importa? Sono forse io il custode di mio fratello?» Nel saluto di Papa Francesco ai fedeli armeni nella messa per ricordare il centenario del Grande Male, c'è tutta la preoccupazione per questa terza guerra mondiale a pezzi a cui si assiste ogni giorno. Il pontefice ricorda le tre grandi tragedie del XX secolo, il cosiddetto primo genocidio subito dagli armeni, il nazismo e lo stalinismo e i recenti stermini di massa in Cambogia, Ruanda, Burundi e Bosnia. Non abbiamo ancora imparato, dice, che la guerra è una follia. Necessario allora fare memoria del passato per guarire le ferite. Il male non viene da Dio e in lui non c'è alcuna giustificazione. All'omelia della messa nella Domenica della Divina Misericordia e dopo la proclamazione a dottore della Chiesa di San Gregorio di Narek, il Papa afferma che le piaghe di Gesù sono piaghe di misericordia. Solo lui può riempire i vuoti di amore che il male apre nei nostri cuori. Al termine della celebrazione, la consegna di un messaggio del Papa nel quale si invita a riprendere il cammino di riconciliazione tra Turchia e Armenia e si auspica la pace in Nagorno-Karabakh.